anche per te, il primo gol che fai dopo Miceoddo, no? Avevi segnato a Sereno, c'era ancora il vecchio allenatore, comunque avevi bisogno di rimettere il turnover tra i marcatori, no? Sì, sì, assolutamente, un gol che cercavo da un po', soprattutto anche con il nuovo mister, perché ci sta dando dei concetti molto importanti e quindi per me comunque attaccante ho bisogno di questa gioia. È venuto in una fase della partita che poteva essere delicata, accorciando loro le distanze si poteva complicare verso la fine, ma faccio complimenti alla squadra, alla grande palla che mi ha messo Jelenic, col 3-1 chiaramente la partita è stata in discesa. Tu adesso come stai? Perché effettivamente l'impressione è quella che magari il nuovo allenatore ti chieda compiti anche senza palla, fai la famosa corsa in più, le sportellate eccetera, magari ti trovi nella situazione in cui magari non riesci più a essere lucido quando è ora di far gol. Sì, sì, quello per un attaccante è giusto che sappia fare un po' tutto, soprattutto giocando in questo modo, la prima punta deve essere bravo sia a saper far salire la squadra che la profondità. Sono un po' le mie caratteristiche e cerco di portare, di trasmettere poi in campo quello che mi chiede il mister. E, oggi da subentrato sono felice di aver fatto gol e sì, ultimamente venivo da una febbre di qualche giorno e fisicamente non stavo a top, ma adesso sono prontissimo per queste quattro finali. Ecco, adesso il gioco si fa veramente interessante perché fino ad oggi sarà detto ci si crede, ci si crede, ci si crede, ma questo divario di 7 punti era lì fermo. Oggi è una riduzione importante. Sì, sì, come ho detto prima è il giusto premio che ci prendiamo, perché stare sempre lì sotto e aspettare un passo falso che è arrivato oggi e credo che ce lo siamo meritati. È un gruppo favoloso perché abbiamo fatto gol tutti, abbiamo saputo soffrire, ci abbiamo creduto fino all'ultimo minuto vincendo partite fino all'ultimo minuto, quindi è una squadra che c'è e che adesso arriva il bello. Adesso arriva il bello e anche per te insomma un 11° gol inizia a essere un bottino interessante. Sì, sì, voglio farne di più e quindi credo che al di là dei gol è importante che nelle partite decisive ci siano tutti, come abbiamo dimostrato, e quindi andiamo via felici oggi perché il gap finalmente è più bello, ecco, vedere la classifica così. Tra l'altro all'andata la Feralti è stata una delle due squadre che vi ha costretto alla sconfitta, le uniche due. L'altra è Lecco, che possiamo pensare del suo Tirol, pare quasi un cerchio che si chiude, no? Sì, sì, abbiamo avuto la dimostrazione che il campionato, al di là della nostra forza, comunque le insidie ci sono sempre. Abbiamo lasciato dei punti e prima noi, adesso magari gli altri, e quindi importante nella fase decisiva ci siamo, perché era veramente era molto più semplice mollare, come ho detto, che stare a questi ritmi, quindi assolutamente contenti. Hai una dedica particolare per questo gol? Beh, dedico alla mia compagna, al mio figlio Edoardo, che inizia a capire un po' di più adesso e io la dedico a loro. Quindi quando ti vede segnare capisce papà ha fatto gol, viene sì. A casa contento, quindi c'è già un'altra prospettiva. Sì, sì, assolutamente. Ha indossato pure la maglia del Padova, quindi siamo felici. Grazie. A voi. Sì, credo sia stato un insieme di aspetto fisico, sicuramente perché giocando praticamente tutte le partite ogni 3 giorni, alla lunga, puoi avere qualche cedimento, è anche mentale perché stare sempre sul pezzo e fare un campionato del genere ti comporta tante energie, anche mentali. Quindi ora ultimamente venivo pure da una febbre, però sono contento, sono entrato e il gol chiaramente è stata una gioia incredibile perché mi mancava un po' il gol.
Beh, forse può essere stata anche quella la causa, perché come spesso succede dopo l'infortunio, magari puoi partire fortissimo e ne puoi risentire dopo. Quindi sicuramente quella lesioncina lì al polpaccio mi ha tenuto bloccato un po'. Ho avuto bisogno di qualche settimana per recuperare. Beh, lui ci ha portato dei concetti molto importanti. Lui non vuole mai che lanciamo la palla, sempre palla a terra. E chiaramente nel momento in cui fra le linee riusciamo a recuperare palla, lui piace cercare la profondità anche con la palla bassa. E quindi per me è molto importante il movimento ad attaccare gli spazi. Però ecco, è stato molto bravo il mister a non metterci tanti concetti, perché comunque veniamo da un buon campionato fino allora, quindi era giusto limare qualcosa e credo che col tempo, anche se è passato qualche settimana, possiamo migliorare ancora di più. Mi ha portato un po' di serenità, diciamo così, anche dal punto di vista mentale, mi ha aiutato. Sì, sia lui che il direttore hanno portato molto serenità e tranquillità all'ambiente, credo. Poi dipende uno come interpreta questa tranquillità, perché nel calcio può servire sia uno che l'altro. Quindi dipende come ogni giocatore recepisce questa tranquillità. Ovviamente, cioè, ad oggi ci è servito, perché da quando c'è il mister abbiamo sempre vinto, anche se abbiamo sofferto qualche partita, ma questa fa parte di questo campionato. È importante nelle partite decisive, oppure quando siamo in campo, quella tranquillità si trasforma in cattiveria. E così è stato anche oggi. Sì, non dico che noi non avevamo nulla da perdere, perché è inutile negare che la squadra è stata costruita per vincere. Abbiamo beccato davanti a noi un Südtirol incredibile, che ci ha permesso di fare qualcosa di straordinario, quindi di non mollare mai. E come dici tu, come ha detto il mister, sì, oggi è giusto che siamo più felici del solito, perché il distacco è migliore, ma è come se non avessimo fatto niente, quindi dobbiamo vincere le prossime quattro per sperare, quindi dipende da noi. Comunque tanto entusiasmo adesso perché l'ultima quattro partite a giocare anche a me sono quello che di giocare in questo momento. Assolutamente, noi siamo partiti sin dalla prima giornata per trovarci ad oggi a poter lottare di qualcosa di importante come il primo posto. Io credo abbiamo fatto un campionato straordinario, perché dobbiamo dare meriti solo al Südtirol, perché se noi andiamo a vedere tutti i gironi, forse solo il Modena ha fatto più punti di noi, a parte il Südtirol, e quindi qualsiasi campionato saremmo, a parte il Südtirol, primi. Quindi questo avvalora ancora di più il campionato incredibile che stiamo facendo. Quindi sono molto contento di far parte di questo gruppo e di questa società.